Il fandom dell'anime Pokémon negli ultimi giorni è completamente impazzito. Non soltanto ovviamente per l'addio di Ash e Pikachu alla serie animata, ma per l'introduzione dei nuovi personaggi che prenderanno il loro posto da aprile 2023. Specialmente Lee con la nuova ragazza che sembra essere la più protagonista dei due e sulla quale tutti si stanno domandando di chi sia figlia. Ovviamente si sta speculando che sia figlia di un personaggio che già conosciamo, perché in generale deve ovviamente essere figlia di qualcuno. Perché hanno semplicemente scelto così, deve essere obbligatoriamente la figlia di Ash e di qualche vecchia protagonista, addirittura arrivando a fare delle conclusioni totalmente senza senso. È la figlia di Ash e Serena perché ha gli occhi blu e i capelli neri, è la figlia di Ash e Misty perché così colà, insomma, un casino generale. Alcuni hanno anche detto che sia la figlia di Ash e Paul. Ovviamente la risposta semplice è che al momento non abbiamo alcun elemento che ci possa far pensare che sia effettivamente la figlia di Ash. Non basta ovviamente il fermacapelli che è uguale al simbolo che aveva sul berretto di Kanto e Johto, perché può essere tranquillamente una citazione appunto al personaggio. Né tantomeno il ciondolo che indossa, che non so per quale motivo in molti credono sia una pietra tuono, quando in realtà mi sembra un palese riferimento alla terra cristallizzazione. Poi se sbaglio alzo le mani. Vi ho già detto in altri video e in altre occasioni quanto credo sia difficile fare un anime ambientato nel futuro rispetto a quello che conosciamo, perché lo studio d'animazione non ha dei riferimenti ufficiali da parte di Game Freak per far crescere di 10 o più anni tutti i personaggi che finora conosciamo. Perché far crescere Ash e addirittura fargli avere una figlia significa appunto mandare in avanti l'età di tutti i personaggi, quando nei giochi il massimo che abbiamo è una differenza di 2 anni, come ad esempio tra Kanto e Johto, dove abbiamo effettivamente una crescita di Misty, Brock e così via. Non ci sono comunicazioni ufficiali, non ci sono ovviamente informazioni ufficiali su questi due nuovi personaggi, Lico in particolare, e dunque il mio invito è di andarci con i piedi estremamente pesanti e attaccati al terreno, perché rischiate ovviamente di ricevere una delusione in futuro. Questa è una cosa che vale proprio in generale con Pokémon, che sia anime o videogiochi: non fate teorie esagerate, perché poi la realtà potrebbe essere molto più semplice di quello che abbiamo immaginato tutti insieme, perché anche io, lo ammetto, ho pensato che potesse essere figlia di Ash, ma al momento resto veramente ancorato a terra pensando che sia semplicemente un riferimento al personaggio che per 25 anni e oltre ha accompagnato la serie animata Pokémon. Ma sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Ipotizziamo sia la figlia di Ash, con quale personaggio potrebbe effettivamente averla fatta? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.